Bene, inauguriamo una nuova sezione di Shark Events, cioè il coaching live, nel senso che abbiamo qui il buon Claudio Caffarella che tra i 19 rimasti al main event abbiamo deciso di sottoporti qui a una sessione di coaching tra Claudio e Ottaviano, che sapranno sicuramente consigliarti nel modo migliore su come affrontare questa parte finale, questo ultimo livello prima della fine del Day 2. Do subito la parola a Ottaviano. Prego. Bene, siamo in una fase in cui ci sono alcuni corti, sicuramente la voglia di arrivare al tavolo finale di questo torneo sarà un po' in tutti i partecipanti, te compreso evidentemente. Hai conquistato uno stack un po' più competitivo della media con un paio di colpi che ci potresti anche magari raccontare, magari capiamo insieme quali sono state le dinamiche che ti hanno portato a questo risultato. Sì. Giusto? Allora, l'ultima mano apro da piccolo buio a SOK, apro una media a 105.000, il minimo, sì, proprio messo 5.000 in più. Big blind pusha diretto. Per quanti bui? Lui per aveva 800.000 su per giù in quel momento lì, quindi siamo a pari stack. In quella situazione lì io snappo perché in guerra di bui a SOK è una mano secondo me top range che è giusto chiamare. Lui gira asso jack, tiene asso K e andiamo a 1.900.000, 2 milioni. Due mani dopo ho chiamato tre strade su un bluff di un giocatore che ha il progetto di colore, river esce molto lungo, mi potta e decido di chiamarlo perché quel pot lì arriva e non mi piaceva. E non aveva chiuso il progetto di colore, mi ha dato 270.000 su un piatto da altri 300.000 e abbiamo preso altri, cioè siamo andati a 2.700.000. Tra l'altro evidenziamo il fatto che nel chip count fino a diciamo mezz'oretta, tre quarti d'ora fa eri diciamo abbastanza verso il basso, invece adesso ti vediamo nei primi 5 di stack. Mi è andata bene una mano dove ho sbagliato addirittura la lettura perché apro da mill position, bottone fa solo call, io ho asso 8 suite, board esce 10-18, mi sento buonissimo, io betto, lui va all in, snappo perché pensavo di essere buono e mi gira 9-9 e abbiamo preso 8 a river, se no il torneo probabilmente finiva lì. Ecco, come arrivare adesso alla fine di questo Day 2? Alla fine di questo Day 2 si arriva prima di tutto amministrando bene lo stack, con uno stack management intelligente e facendo pesare questo stack nello stesso tempo, cioè il giusto equilibrio. Il giocatore bravo quale Claudio è, riesce in questa fase a sfruttare le occasioni migliori per fare fish senza rischiare molto. L'essenziale è questo, e bisogna riuscire a fare questa cosa. Lo stack non va rischiato perché è molto prezioso, il nostro stack in questo momento rappresenta una quota importante del montepremi perché ci dà la possibilità, è appunto competitivo, nello stesso tempo deve essere sfruttato perché sennò nel tempo i bui se lo mangiano. Ecco, un'ultima domanda, come affrontare giocatori tra virgolette sconosciuti, magari gente non regular, non, che non viene qui spesso e che magari si ha il dubbio se attaccarli o magari... Paradossalmente in questa fase questi giocatori sono ben più difficili da affrontare rispetto ai regular a cui assegniamo un livello di pensiero diciamo stabilito, in quanto potranno in qualsiasi momento prendere delle decisioni che ci stupiranno. Si parlava prima di un repush con Dama 5 off, sì. Che tu non ti aspetteresti mai, insomma. Adesso per dire apri mill position, repush a big blind asso 4, lo trova con asso K, che è il primo errore che gli vedo fare, gli ho regalato 1.000.000 di chip. Ecco, questo è un classico esempio di un giocatore, secondo me, che, lasciamo perdere quale sia il motivo, però qual è l'errore? L'errore è mettere in discussione una fetta così importante dello stack in uno spot che tutto sommato è marginale, perché asso 4 si mette sotto serenamente e si aspetta uno spot in cui avere o più folding equity magari contro un avversario che ci chiamerà di meno, oppure
oppure in, quando ci sentiamo, quando siamo, riteniamo che la nostra mano sia migliore di quella dell'avversario. Un'altra situazione è stata quella con Asso Dama che apre mid position, anche lì io tribetto, no, apre mid position, io non tribetto, big blind forbetta, fold a quello che ha aperto, Asso Dama metto via, esatto, lì è una situazione che se magari non avessi tribettato lui poi mi girasse il capo. Assolutamente, tu hai giocato la mano nella maniera più semplice e poi sei stato bravo nel momento in cui hai deciso di mettere sotto una mano che apparentemente a questi stack, quindi 20-30 bui, spesso è overplayata, si dice, cioè considerata per un valore più alto di quello che in realtà ha. Bene, mi sembra che comunque nonostante i 10 livelli già giocati, l'undicesimo da giocare, sei ancora bello in palla, per cui sicuramente i consigli dei tuoi amici ti saranno preziosi. Ringraziamo Claudio, ti lasciamo andare, grazie del tuo tempo in questo spazio, grazie Ottaviano, grazie a Claudio soprattutto che ci ha, anche lui ha dato degli ottimi consigli, e in bocca al lupo per dopo. Ciao.